Simone, proviamo ad analizzare questo 0-0, è un momento complicato per voi anche negli ultimi 30 metri in fase offensiva, non riuscite più a produrre come facevate qualche mese fa. Cosa bisogna cambiare per il girone di ritorno? Ma cambiare, io credo comunque che durante l'arco di una stagione ci siano anche momenti. In questo momento probabilmente non siamo brillanti come un mese fa, e quindi tante giocate che magari fino a un mese fa sembravano semplici e facili risultano un po' più complicate. Bisogna lavorare, l'unica cosa che si può fare è continuare a lavorare, cercare di trovare condizione nella sosta natalizia e ripartire perché c'è ancora tutto un girone di ritorno. Il mister non si aggrappa alle assenze, anche se oggi effettivamente, soprattutto nel reparto retro, trovate piuttosto decimati, però insomma vi siete comportati bene contro dei centrali, avete rischiato poco o niente praticamente. No, sì, obiettivamente ci manca qualche pedina importante, però oggi era una partita che dovevamo provare a portare a casa fino alla fine, purtroppo così non è stato. Abbiamo provato anche su qualche situazione, su qualche calcio d'angolo, su qualche rimessa laterale, a provare a fare un po' di densità nell'area avversaria, però magari partite come queste un mese fa un pizzico di fortuna in più la mettevi dentro, oggi non è andata così. Un bilancio sul girone d'andata? Io credo che comunque il bilancio possa essere positivo, è una squadra che fa 12 vittorie consecutive, non può essere negativo. Dispiace perché l'ultimo mese abbiamo buttato via un po' di occasioni per fare punti, però c'è tutto il tempo di fare un giro di ritorno ancora più positivo.